in collaborazione con noi. Trieste Trasporti. Muoversi bene. Muoversi bene. Ring, buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta. Dunque, grazie per chi ci ha seguito anche ieri sera. Oggi, come anticipato, siamo insieme al sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti, buonasera. Grazie. Beh, in questa prima parte, per parlare di molti temi, molti aspetti, ovviamente poi nella seconda il dibattito, nell'ultima parte presenteremo un libro che riguarda l'ammiraglio Rizzo, che molto ha a che fare con questo territorio anche. Ci collegheremo con la Sicilia. Allora, sindaco, molti aspetti, qui ho anche quanto deciso sui Deor e ci voglio arrivare subito, perché mi sembra un po' diverso rispetto all'anno scorso, quindi vorrei che ne parlassimo. Però, prima cosa, invece più sugli aspetti nazionali che poi incidono ovviamente anche sulla città, lei del coprifuoco che pensa? Tutto il dibattito di questi giorni, questa settimana, raccolta firme. Io sono dell'idea, guarda, la scorsa settimana ho incontrato Ian Hrovatin, sai chi era Ian Hrovatin? Il figlio di Hrovatin, quello che, sì, che muore con i vari Alpi. Certo. Lui vive in Messico, ha 35 anni adesso, e mi ha fatto piacere perché con la mamma a suo tempo, sai, l'abbiamo aiutato, è andata alla scuola diplomatica di Vienna. Lui, quando gli hanno ucciso il padre, era bambino, aveva 10 anni forse. Poi grazie anche alla banca di credito di Opicino lo hanno aiutato. E lui mi ha detto che in Messico, dove lui vive, ci sono le problematiche, come in tutto il mondo, sappiamo, delle persone che si ammalano di Covid, però è tutto aperto. Non ci sono restrizioni. Adesso io non riesco a capire, lo dico con un punto di polemica. No, volevo dirti, andiamo a pranzo io e te all'aperto e dopo alla sera non possiamo stare fuori fino alle 11, mezzanotte, insomma, obiettivamente. Io dico questo, che se perdiamo ancora un'estate, ho alcuni dati, non so, 70 miliardi del Veneto, 70 miliardi del Veneto ha perso lo scorso anno di turismo, 25 miliardi mi sembra che abbiamo perso noi in regione Friuli Venezia Giulia, e se perdiamo ancora un'estate, guardate che la situazione comincia a diventare complicata, Questo allora io dico, sicuramente non vogliamo, oggi guardavo tutta questa gente fantastica, la mia città, sapete quelle cose, cari concittadini, era piena di gente dappertutto, mi sembrava di essere ritornato alle 19. Dobbiamo stare attenti però di non ritornare indietro, no? Infatti le scuole ci stanno dando dei problemi enormi. Questo voglio arrivare, perché ho visto già un primo messaggio che faceva riferimento al servizio che abbiamo confezionato oggi sui contagi, le classi, eccetera. Però, diciamo, quindi lei è contrario all'idea del coprifuoco mantenuto alla 22, proprio perché abbiamo riaperto la sera, proprio perché... Io andrei almeno fino alle 23, tanto per capirci, perché uno va a cena, uno deve andare a cena come i tedeschi alle 6:30, sai che i tedeschi vanno... insomma, interessante. Almeno 11:30. Cos'è? Cosa pensa? Alle 11. Almeno alle 11. Non alle 10. Allora, oggi abbiamo raccontato di queste 160... Stasera vado via da te qua alle 9:30. È già fuori. Che vado fino a Grignano. A malapena dentro il coprifuoco. Volevo raccontarti. Allora, è bello, no? Allora, leggo l'altro giorno sul web. Sta facendo il muro, la sai che stiamo facendo un muro enorme là del Faro della Vittoria. E sotto uno ha scritto, sì, perché lui abita là, no? Volevo dire, caro concittadino, io abito a Grignano. No, ma per dirti. Chi è che non sa dove abita? Ma per dirti, per dirti. Vabbè, il tema è 163 classi in quarantena, il dato tra in Asugi, insomma, quindi abbiamo aperto, riaperto, diciamo, con maggiore dimensione da poco e questo è un problema. È un problema. Cioè, difatti io continuo. Dati che nessuno aveva riportato. Io continuo a raccomandare, andate, vi prego, a vaccinarvi, che è la cosa più importante. Dovete vaccinarvi, invece proprio anche oggi Fedriga mi ha detto che c'è un rallentamento degli over 60. Per cui andiamo a vaccinare, io mi sono vaccinato, allora sto dicendo andate a vaccinarvi e dopo sulle scuole dobbiamo fare attenzione, ho intere famiglie comunque che hanno avuto 3, 4, però senza problemi,
3-4 giorni di febbre, finita. Ah, da metterci la firma. Sì. Eh beh, certo che c'è da metterci la firma, però intendo dire senza grossi problemi, per cui speriamo. Cioè dobbiamo fare molta attenzione, continuare a portare le mascherine, io l'ho appena tolta perché sono vabbè, ma qui siamo a qua solo e con la finestra aperta. Come sempre. Ma dobbiamo continuare a fare la massima attenzione. Però sindaco lei, e volevo proprio arrivare all'appello di Fedriga lanciato ieri sera al telegiornale di Tele4, ribadito oggi, ho visto appunto anche le agenzie eccetera, perché è preoccupato, ma ci arrivo dopo, lei avrebbe riaperto le scuole per un mese di fatto? Sì, perché i ragazzi non ne potevano più. Allora, cosa abbiamo fatto ai ragazzi? Li abbiamo mangiato un anno e mezzo di vita, perché dobbiamo avere il coraggio di dirci certe cose. Pensa ai quindicenni, quattordicenni, quindicenni chiusi in casa, li abbiamo mangiato un anno e mezzo di vita, questa è la realtà. E i ragazzi non ne possono più. Oggi, vedendo tutta la gente a barcole, la gente in giro, sai sopra casa mia che c'è la montagna lì, no? Verso Prosecco, ma tu devi vedere quanta gente che cammina lì, che non si vedeva mai. Perché? Ma perché la gente ha bisogno di muoversi, non ne possiamo più, ma io per primo non ne posso più. Oggi 20 gradi, bellissimo, 21. Praticamente sì, 21. 21. Sì. Ecco, e invece Federica è preoccupato, quindi allarghiamo, diciamo, lo spazio per nuove età, nuove patologie, anche in questo caso l'abbiamo raccontato molto bene ieri, quindi tra i 18 e i 60 anni si può vaccinare chi ha determinate patologie. Dai, bravo. Perché invitiamo tutti ad andare a vaccinarsi. Ma cosa sta succedendo secondo lei? Oggi c'erano in piazza di nuovo di fatto Novax. Beh, insomma, io li ho c'erano 200 io li ho, incontrati, no? E li hai incontrati quando? Dove? Oggi? No, a suo tempo ho incontrato i Novax. E sono persone come i vegani, no? uguali, no? Cioè quelli che dicono io non mangio carne, non mangio pesce, non mangio. Ho capito, è inutile discutere con loro. Cioè inutile discutere? Inutile discutere, difatti oggi erano tutti senza mascherina. Lì in piazza della Borsa sono stati multati, che sappia, sono stati multati, che sappia lei, non le hanno detto qualcosa? Ma no, stiamo cercando di portare avanti amicizia, tolleranza, perché se dovessi multare tutti, cioè più che altro dobbiamo creare un movimento di opinione che dice dobbiamo vaccinarci tutti e dobbiamo uscire da questa benedetta e maledetta pandemia. Però Federica lancia l'appello perché è preoccupato, evidentemente. Tutti dobbiamo, cioè, mancano persone. Io cerco di parlare con tutti, con i giovani. State attenti, perché io invece non voglio proprio ritornare in zona rossa, capisci? Perché sarebbe demenziale per la mia città. Quale chiedono quando la seconda postazione vaccini in Porto Vecchio, ma si apriranno nuovi centri vaccinali nei prossimi giorni? Insomma, lo abbiamo fatto ieri, così ti racconto velocemente, abbiamo fatto un incontro con Guglielmo Danelon, perché probabilmente passano al Salus il tutto, per cui potremo aprire i 4.500 euro di uno dei centri, il centro congressi a 9.000, no? Potremmo aprire un magazzino che è già aperto, ma fare tutto all'interno di questo magazzino e togliere la centrale idrodinamica, fare l'ingresso e uscita, compresa l'apertura del bar, tanto per dire, in maniera che intanto che tu aspetti la nonna ti prendi anche il caffè. Ma il caffè non lo posso prendere al bancone. Non si può prendere al bancone, no, ma al tavolo sì. Al tavolo sì, ecco, esatto. Anche lì. Però sa cosa? Era sui giornali, no? Tra le FAQ, le cosiddette domande frequenti, no? Il governo risponde, quindi in zona gialla puoi andare in bagno nel bar, in zona arancione, ma guardi che sono problemi, cioè ha visto, lei ha detto quanta gente c'era in giro oggi per la città, oggi siamo gialli per fortuna, però in zona arancione rosso non puoi entrare al bar. Ho capito, ma intendo dire, non stiamo sempre a cercare di fare polemiche, cerchiamo di essere positivi, dimmi quanti milioni, ho preso da Recovery Fund. 40 milioni. 40 milioni. Ha spiegato bene su come l'investe? Certo, abbiamo mandato un progetto fuori da 70 milioni, ne abbiamo preso 40. Da Recovery arrivano 40 milioni. Per Trieste. 33 li abbiamo degli altri 50 che sta gestendo con Suegra, Kipar adesso sta facendo un qualcosa di straordinario, che sarà qualcosa anche all'ingresso di Piazza Libertà in Porto Vecchio, forse ballerà qualcosa che avrà ballato a suo tempo. Se dice così. Sì, ballerà qualcosa. Fa anche il segno della Tripkovic. Può darsi che diciamo così, della Tripkovic, siccome che lo reputo per la mia persona e per la mia città
fra i 600 milioni che dice che porta Danieli, fra quello che sta succedendo in Porto Nuovo, fra quello che sta succedendo in Porto Vecchio, potrebbe ballare anche la Tripolis, il tango. Questa è una notizia. Tango, ho detto. Una notizia. Tango. Tango, eh? Va bene. Quindi Kipar, diciamo, per una buona visione, no? Potrebbe avere una visione diversa. Potrebbero esserci novità. No, dico, potrebbe avere una visione diversa di Piazza Libertà. Va bene, è chiaro. Poi, questi 40 milioni? Vabbè, 40 milioni, ragazzi, sono 80 miliardi delle vecchie lire, mica male, no? Sto dicendo, viali alberati, veramente diventerà un bosco urbano e visto che sto guardando tanti progetti, diventerà veramente qualcosa di straordinario questo Porto Vecchio. In più continuiamo a ricevere gente. L'altro giorno ero a pranzo con una persona importante insieme con Zeno D'Agostino, perché stiamo parlando veramente di... c'è gente che ti dice oggi che avevamo quello della Red Bull che ha comperato il Hannibal, il Marina. Scusi, vendete tutto? Cioè, non è che vengono a dirti, no, volevo dirvi, cari concittadini, non è che vengono da me a dirmi vorrei comprare il 22, no, vengono là e dicono, ho capito, però era il famoso... No, poi guarda, avremo tre teste. O lo spezzatino. Che spezzatino. O non hai letto le carte o sei in malafede, allora così ti rispondo come ho risposto alla sinistra. Volevo dirti, ci sono tre teste. Di Piazza, Zeno D'Agostino e Fedriga. Credo che sapremo scegliere, no spezzatino? Credo che sapremo scegliere con molta attenzione. Però non uno che compra tutto, insomma, quindi. No, ho detto che in queste settimane sono arrivate le persone che hanno detto anche tutto. Ma arrivati tardi? Sono arrivati tardi? No, dico che c'è un grande interesse dopo la variante del Piero Lavoratore che ogni giorno abbiamo appuntamenti con queste persone. Senta, è vero che oggi la Regione ha firmato tra l'altro per il famoso consorzio, quindi nasce questo consorzio? Parlavo con la Tonel, dopo ho parlato anche col Presidente Fedriga, hanno firmato il decreto per cui la prossima settimana andremo a firmare da notaio il famoso consorzio. Consorzio, quindi ma comunque volevo dirti che comunque si sta andando avanti a sgarbellini. Là, non mi ricordo come si chiama, abbiamo dato l'incarico, guardami, di valutare i magazzini, Kipar che ha in mano tutto il verde e naturalmente Consuega che sta portando qualcosa di straordinario avanti sul 26. Qua dicono una bella sala da ballo al vecchio gasometro, questo è un progetto, un'idea che aveva lanciato anche... Sì, ma adesso lasciamo stare un attimo, fermiamoci, perché abbiamo talmente tanta roba in piedi con i concittadini, adesso abbiamo talmente tanta roba in piedi che l'altro giorno ho detto si incazzeranno con me perché andavo su per strada a Friuli, allora c'è... a Roiano c'è il cantiere là, andando avanti c'è il cantiere che stanno asfaltando. Asfaltato, sì, 200 metri più avanti c'è il cantiere, più avanti ancora c'è un altro cantiere, poi c'è il cantiere di Prosecco su una strada, no? Pensa tu, insomma, almeno riaperta di là. Per cui il gasometro è una di quelle cose che chiudete le scuole, scrivono, vede? Come? Vabbè, però su questo c'è un altro dibattito, chiudete le scuole, no? Perché abbiamo dato i dati dei contagi. Senta sindaco, il Silos. Il Silos. Uccellino mi ha detto che c'è una novità. Sì, la prossima settimana chiudiamo la convenzione con la COP3. Ti ricordo che il Silos nasce anni e anni fa, nel 2008 doveva partire, poi c'è stata la crisi economica. La prossima settimana, cari concittadini, chiudiamo la convenzione. Da quel momento la COP lo metterà in vendita. Il Silos è un problema anche perché spesso troviamo di sicurezza, ci sono delle persone all'interno e non è che possiamo agire noi perché è una cosa privata, no? Però la prossima settimana chiudiamo la convenzione e a quel punto va in vendita e potrebbe succedere qualcosa di straordinario, anche perché davanti al Silos ormai ci sono 65 ettari di Porto Vecchio, mentre prima non c'era questo. Anche qui, secondo lei, si presenterà con facilità un compratore? I fondi di investimento sono pieni di soldi, sì. Sì? Secondo lei c'è un preciso interesse per il Silos di Trieste una volta che la compra? Credo di sì, perché sarà davanti, sarà dietro, fra la stazione e Porto Vecchio, c'è questa lingua enorme di questo Silos che potrebbe diventare qualcosa di veramente interessante. Va bene, nota dolente, veniamo anche alla questione, aspetta che lo trovo qui, dei Deor, riapro, cosa, la delibera questa? Di oggi,
l'ordinanza temporanea. Scusa, già che ci siamo, per chi ci ascolta, abbiamo messo anche con l'assessore Lodi 300.000 euro sul giardino di via Pendice Scoglietto, dove andavo io in collegio, là delle nobili dimesse. Presente quale è Pendice Scoglietto? Sì, così rifacciamo. Per lo scrivevano spesso via SMS. Rifacciamo anche quel giardino, che poi sarà a disposizione della popolazione, perché è una zona verde molto interessante. Tantissimi senza mascherina, molto spesso gli stessi ristoratori scrivono: stiamo questa situazione. Diciamo che guardavo oggi, tutti quelli che sono seduti naturalmente stanno mangiando, bevendo, e sono senza mascherina. Questa è l'ordinanza. Cadorna, Fornace, Promontorio, Cilino, via Annunziata, qui c'è l'elenco delle vie, no? Con l'intervento. Sì, consentimi un ragionamento. Va un po' peggio a sti ristoratori rispetto all'anno scorso, voglio arrivare, dica prego. Un attimo, facciamo un ragionamento con i cittadini. Un dehors, quando mangiamo all'interno di un dehors intendo dire la tenda chiusa, siamo all'aperto o siamo fuori? Se è chiusa anche lateralmente, siamo al chiuso. Io, siccome sono abituato in 20 anni che faccio il sindaco, che non sono mai stato condannato per nulla, a ottemperare le leggi, dico i dehors non si possono mettere, piove, chiudi, sei all'interno. Cosa ha detto il governo? Non si deve stare all'interno, e a questo punto non possiamo farli. Questo è il mio ragionamento, ma non mi basta. La FIPE sta chiedendo chiarimenti al governo centrale e a ore sapremo cosa ci risponde il governo centrale. Io te lo anticipo già, diranno i dehors sono zona chiusa, per cui non vanno bene. Questa è la mia opinione. Che quel gazzetto, se dopo mi dicono si possono mettere dehors, faccio salti così in positivo. Okay. Mi capite? Ma però la legge in questo momento dice che tu puoi mangiare solo all'aperto. Però, sindaco, qui non discutiamo del gazebo, lo faccio semplice, no? Del gazebo che eventualmente può essere chiuso se poi inizia a diluviare, però c'è chi deve mettere i tavolini senza il gazebo, ecco, no? Quindi questa è la difficoltà che mi sembra si stia vivendo rispetto all'altra volta, perché se i parcheggi li consentiamo, scusa un attimo, chiudiamo alle 20 la strada, raccontiamo quello che è successo, raccontiamo quello che è successo lo scorso anno, e arrivo là e ho dovuto prendere i bottini e abbiamo dovuto metterli sulle rive perché quello voleva i tavoli davanti. Ragazzi, ma pensate voi, e chiudi gli autobus e chiudi i residenti, è un po' complicato prendere tutta una cosa così, ripeto, perché tutti vogliono tutto e tutti vogliono il contrario di tutto. Torniamo sempre al famoso discorso: asfaltiamo di notte, ti incazzi tu, asfaltiamo di giorno, si incazza la gente perché c'è il traffico, ma dobbiamo asfaltare. Però no? Parliamo di imprese, cioè lei è sempre parliamo di imprese. Caso. Scusa, questi aspettano il primo giugno. No, sono stato il primo lo scorso anno, primo in assoluto in Italia, a dare il suolo pubblico a gratis, tolto il 15% di Tari, cioè noi cerchiamo, io voglio che questa città riparta alla grande e ripartirà alla grande prima di tante altre città. Oggi avevamo il direttore degli Uffizi, che abbiamo consegnato il sigillo alla Contessa, persona straordinaria, tedesco di Friburgo. Allora, a parte che mi fa piacere perché ci ha inondato di complimenti, e al sindaco quando uno così ti fa i complimenti è una cosa bellissima. E allora lui mi parlava che Firenze che ripartiranno con difficoltà, perché a Firenze arriva il turismo. Sì, è città turistica. Noi invece abbiamo in questo momento davanti, dal Porto Vecchio, 600 milioni vogliono fare la fabbrica alle Noghere, e il Porto Vecchio con gli investimenti del Recovery Fund per 400 milioni. Stiamo parlando del Porto Vecchio, stiamo parlando della Galleria di Montebello consegnata, stiamo parlando di Roiano consegnato, il cantiere consegnato. Cioè, intendo dire, avremo un attimo, mettici che si apra un po' e che ci arrivi un po' di turismo, ritorniamo non al 19 ma almeno al 18. Questo è quello che io sto puntando, cari concittadini. Dobbiamo ripartire assolutamente. Lo so, sì. Dopo, naturalmente, chiudi l'autobus e chiudi le vie, ma certo, tutto. Allora,
tutto fa brodo, diceva la mia nonna, però intendo dire, bisogna anche capire che non puoi dire tolgo i parcheggi. Io sono d'accordo, Sindaco, però l'anno scorso abbiamo passato questo periodo e lei è stato, diciamo, estremamente disponibile nei confronti di questi locali. Quest'anno lo siamo... Questi locali ancora, paradossalmente, quest'anno riaprono il 1° giugno, io parlo di quelli che non hanno uno spazio all'esterno e quindi lo devono cercare, lo cercano con una sete pazzesca e quindi non riaprono, che devono fare? Perché se chiudono le 20 quindi è troppo tardi per organizzare tutto, c'è il parcheggio occupato, l'autobus, ciao. Tu dici che ci sono quelli che non hanno l'esterno, invece io quest'anno è passato un anno cammino da via Trento e che vedo tutti sti locali con queste sedie fuori e quando arrivo in piazza della Borsa con tutti sti locali, poi arrivo in Cavana con tutti sti locali, poi vado in via Torino, ci sono tutti questi locali, che lei ha chiuso, ma è pedonale, vado in piazzale De Gasperi, c'è il locale fuori con le sedie, io vedo locali e dopo i miracoli li faceva uno e anche quella gli è andata male. No, cioè nel semplicemente senso si poteva fare l'anno scorso, ma questo dico. Capito, ma se uno non ha la possibilità, penso allo spazzacamino, no? A poveretto, vabbè, quello a via zona fiera, impossibile. No, sì. Ecco, appunto, vedi, mi hai detto a meno che non togli dei parcheggi da fianco. Ecco, io vorrei darli allo spazzacamino perché mi è simpatico, perché è un bravo ragazzo, eccetera. Adesso studieremo, però ripeto, diciamo che puoi coprire come sempre il 70-30, l'80-20, ma non riesci a fare il 100%, non ce la fai. Scusa, il bagatto era uno dei più grandi, migliori ristoranti della città. E dove li metti le sedie al bagatto? Sì, ho capito, sì. No, dico il bagatto. Dico, Treviso per... che fa? Io dico, Treviso cosa ha fatto? Ha scelto che nell'arco di 200 metri della zona ti puoi fare il dehors, certo, va individuato, ma sì, Treviso, chiaramente. Ma sì, ma sono un paesotto di campagna. Dai, sindaco, non puoi... confondere. Ho capito che non possiamo confondere, però diciamo, la spazio... Ci sono dei Treviso, ti no? No! Padovano? No, sono residente qui, anche se poi... Ah, sei residente qui? Sì, qua. Sono residente qui. Ho capito, le citavo un provvedimento, quindi lo spazzacamino... Ma ho capito, se non ma voglio davanti, dirti, ma voglio dirti... Ma era ma volevo spiegare ai concittadini che già oggi c'è mezza pagina sul Piccolo con tutte le vie. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare insieme con la Serena Tonelli, insieme con gli altri assessori. Che non è lo stesso fatto l'anno scorso, questo intendevo dire. Che non è lo stesso fatto l'anno scorso, perché l'anno scorso si è fatto di più, questo intendevo dire, Sindaco. Questa è una tua opinione. Vabbè. Allora, ma visto, c'è un Partito Democratico che ha, diciamo, investito ufficialmente, anche se il documento è ancora una bozza, Francesco Russo come candidato. Come l'ha investito? Se è la quarta volta che lo investono. No, dai, come la quarta volta? Chi la Famulari, se è la quarta volta che dice... Vabbè, c'è un'assemblea di... mi scusi un attimo. È la quarta volta che io sento la Famulari che dice il candidato ufficiale del PD è l'ex senatore. Io forse sono scemo io, scusa. Vabbè, insomma, cioè l'assemblea ha, diciamo, votato. Hanno votato, ma dico, è la quarta volta che mi dicono. No, cioè non è una novità, non è niente. Basta che lui dica sì e siamo a posto, insomma. Quando parte sta campagna elettorale? Perché ormai non so... Quando fate campagna elettorale? Quando si farà sto Io la faccio lavorando ogni giorno. Vabbè, si vota il 10 ottobre. Loro no, devono fare campagna elettorale, vanno alla Ausonia, vanno al mercato coperto. Che pensa l'Ausonia? No? Hanno cercato secondo me di fare come il mercato coperto, portarlo come tema. Ne abbiamo discusso molto la settimana scorsa. Faranno la raccolta firme. Ausonia. Lei dice qualcosa dell'Ausonia, il muro crollato ancora lì? Autorità portuale. È là da molti anni, adesso stanno facendo dei lavori e dopo c'è il problema della vasca grande dove è crollato, sai tutto, e bisognerebbe investire 2-3 milioni. Chi li mette? Beh, noi no sicuramente. Autorità portuale o casomai la regione? Com'è? La regione. Autorità portuale, sai, poi anche la regione, sai, la regione ha stanziato 4 milioni e mezzo su Grignano. Adesso stanno realizzando, partiranno a breve le opere, ho visto un bellissimo progetto con tanto di ascensore, tanto per dire, cari concittadini, che da sotto porterà su al castello anche per le persone con problemi di deambulazione, per cui insomma sono quelle cose belle. Dopo naturalmente bisogna fare, oggi mi hanno invitato a Banne, no? Perché sai che il PD raccoglierà la prossima settimana firma per Banne, no? La vecchia caserma Burgestaller, e sì, facciamo un stadio del ghiaccio, qualcosa di simile, due piste di go-kart, insomma le solite cose, insomma, no? Dopo tutto non si riesce a fare. Ma è ironico,
È ironico. Ironico, so. Lei? Sì, ma ho visto il progetto. È impossibile? Cosa intende? No, dico, e loro portano avanti, è la Burgerstadt. E loro poi abbiamo, adesso siamo diventati proprietari come comune anche dell'ex campo profughi di Padriciano. E lì adesso vediamo invece lì con l'università di fare delle cose interessanti. Ma però, ripeto, in campagna elettorale non vedi che tutti corrono e tutti promettono, dopo invece bisogna essere concreti e fare. Senta, concreti e fare. Credo che ho fatto più io nei 2 anni di pandemia, con una punta d'orgoglio, guardi, tornando alla segretaria del PD, che loro in 5 anni. Mercato ittico, Miramare, tram, mercato coperto, Maddalena, un sacco di cose da chiederle ancora, è già passata mezz'ora. Volevi chiedermi qualcosa? Sì. E cosa mi hai fatto fino adesso? Roiano, Galleria... The Horse, mi hai chiesto The Horse. Vabbè, ormai ho capito che abbiamo idea. Allora, il tram ormai distrutto tutto, no? Adesso stanno mettendo le nuove... Detta così, sindaco. No, distrutto tutto. Sì, ok. Io sono ogni giorno... Hanno distrutto tutto, una roba imponente, un lavoro imponente, stanno mettendo giù, arrivano questi 10-15 traversine con i binari, le mettono giù, è una cosa incredibile. Roiano consegnato il cantiere alla ditta di Mantova che ha vinto, la galleria consegnata, adesso partono tutti questi cantieri, cioè, e dopo avevamo ancora una cosa. Mercato ittico. I due mercati. Allora, adesso vendiamo, ho cambiato idea, perché avevo comperato, a nome del comune, abbiamo comperato quello a San Dorligo, l'ex Duque, però adesso ho pensato alla fine del canale navigabile di mettere insieme un mercato ortofrutticolo e il mercato del pesce, è presente? Sì. Per fare economia di scala nella gestione anche, per cui vendiamo, visto che ho avuto un'offerta, noi l'abbiamo pagato 1.100.000, ci danno 1.500.000, anche ci guadagniamo qualche carta da 100.000 sopra. Ah, però, quindi e dove si fa? Mercato ittico ortofrutticolo? Ho fabbrica tabacchi o vicino, lì, in quella zona, ex veneziani o fabbrica tabacchi. Fine canale navigabile, hai presente? Quindi cambia... Via Malaspina mi sembra che si chiama. Cambia zona. Sì, no, nel senso che li mettiamo insieme i due mercati. Ah, ecco. Che così avremo un unico... Adesso, per dire ai cittadini, l'altro giorno... Ma una struttura nuova o esistente? Struttura nuova? Tutto nuovo. Ah, ok. Tutto nuovo, però hai 180.000 metri quadrati fra ex Colombin, veneziani vernici e fabbrica tabacchi ai 180.000 metri quadrati, a noi ci servono qualche migliaio di metri, insomma, no, non è che non troveremo. Volevo anche dirti che adesso sono andato l'altro giorno su al Chiarbola, che in condizioni abbastanza fatiscenti, adesso metteremo le mani sul vecchio palazzetto del Chiabola, dove gioca la Panamano, c'era anche la Presidente. Mi hanno detto i dirigenti della Despar che può essere pronto a fine anno, no, autunno, Maddalena. Sì, dovevano aprirlo a marzo, lo aprono in autunno. Beh, quella della Maddalena, cari signori, è stata veramente un'operazione che mi metto veramente una medaglia al petto, perché... La situazione era drammatica, si rischiavano addirittura dei crolli, invece avete visto, e se non altro avremo a San Giacomo 350 parcheggi, no? Mica male. Autunno, quindi si conferma? Sono pronti. Ho sentito così da loro. Sì, diciamo che autunno si apre. E Galleria mi ha detto... Ricordatevi invece... quando c'era l'acqua alta... Quelle cose a quattro zampe è una puzza terribile. Sì, vabbè, certo. Chiudere le scuole, poi non lamentiamoci se saremo in zona rossa. Non vedo molto schifo, sono rimasti colpiti al servizio. Se oggi mi chiedi qual è la mia ansia, è la zona rossa. Però te l'ho sempre avuto con i rossi. Beh, sì, questo la lascio passare, ovvio. Senta, mercato coperto, ne abbiamo parlato tanto l'ultima volta. Sì. C'è qualche novità? Sì, la prossima settimana andrò giù con Polidori, vado un attimo, parto la mattina, ritorno la sera, vado a Firenze a vedere questo famoso mercato Cano Loro. Sì, di cui avevamo parlato, io, avevamo anche mostrato. Io ho le mie idee, nel senso dell'attuale, tutto attorno i banchi della verdura, del pesce, della carne, come sono adesso, e al centro inventarsi qualcosa, ristorazione, qualcosa di simile, che diventi un attrattore, che io ti dico andiamo a prenderci una bottiglia di vino e un piatto di prosciutto al mercato coperto, e dopo c'è la parte sopra, però ci sarà un primo step che andiamo a organizzare la parte sotto,
e dopo naturalmente la parte sopra è molto più complicata, perché sai, far salire sempre al piano superiore, anche quando vai nei centri commerciali, i piani superiori sono sempre quelli più penalizzati, questa è la realtà. Però stiamo lavorando anche lì, perché adesso mi hanno stuzzicato, sai, allora se non facessi il sindaco farei la settimana dei prodotti pugliesi, la settimana dei prodotti piemontesi, la settimana del prosciutto, sì, questo... cioè mettere in piedi qualcosa di simile, però... Sai. Appello, io ho fatto il Covid, si sta veramente male, si ha paura di non farcela, vaccinatevi con quello che c'è, vi salva la vita, questo purtroppo certo. È una gran verità per ecco, chi vaccinatevi, vi prego mani giunto, che se riusciamo a raggiungere l'immunità di gregge, veramente questa volta ce la facciamo. E quando vi riconsegnano il consiglio comunale, si tornerà in presenza? Stiamo lavorando, ormai siamo, Kramer sta portando avanti, siamo nella fase finale, per cui credo che quanto prima, anche perché, ma veramente te lo dico col cuore, sai, un conto è confrontarsi in deviso con i consiglieri comunali, anche di opposizione, insomma, con cui sono anche affezionato, sai, sono molti anni che sono con loro, e diverso è in remoto, poi non passa il voto, c'è sempre qualcosa che non sì, funziona. Sì. Ieri per collegarmi con il console americano, siamo stati quasi tre quarti d'ora col console americano a Milano ieri, che abbiamo parlato del porto, dei, sai che gli americani con i cinesi. Cioè. Che le ha chiesto? No, mi ha chiesto, mi ha chiesto cosa penso dei cinesi. Ho detto, guardi, che i cinesi avevano fatto un'offerta superiore 4 volte per la piattaforma logistica, e in effetti Zeno D'Agostino ha chiuso con Ala di Amburgo. Allora era tutto soddisfatto, no? Il console di questa affermazione. No? Sai che gli americani vedono la Cina un po' come fumo negli occhi. E dopo naturalmente abbiamo parlato della città, e sono stati tre quarti d'ora in contatto e sono molto soddisfatto anche di questo. È un buon momento, malgrado la pandemia, cari concittadini, per la città è un buon momento. Un amministratore pubblico dovrebbe prendere l'offerta migliore, però, credo, no? Quindi... No, non è così. Loro non hanno questo problema. Senta, sindaco, bene, questo glielo ho chiesto. Noi per comprare una penna dobbiamo fare la gara, ma lui no, credo. E quindi è preoccupato dell'arrivo eventuale dei cinesi a Trieste, l'ambasciatore americano? No? Beh, sai, era venuto anche l'ambasciatore, no, questo era il console, il console, scusi, che naturalmente riferisce. Sì. Poi, sai, noi all'ingresso, sai, quando gli dice l'ambasciatore al console che noi all'ingresso in Piazza Unità abbiamo un coccio delle Twin Towers, sai che all'ingresso che mi aveva portato l'ambasciatore Sambler in quella volta, poi gli ho detto che gli americani qua sono ben visti per ovvi motivi, erano qua fino al 26 ottobre del 54, insomma bene, ieri con gli americani è andata molto bene. Va bene, sindaco, grazie. Del tram abbiamo parlato, c'era un'altra cosa, ma è la piscina terapeutica, ma è inutile che, purtroppo ne parliamo qua tutte le settimane, sì, finché non viene... Allora, facciamo così, spero che la prossima non volta... Non viene dissequestrata? No. Lascia perdere, no, il sequestro rimarrà avanti. Spero la prossima volta che vengo a Ring, fra un paio di settimane, di portarti il contratto della nuova piscina in Porto Vecchio. In Porto Vecchio, sì, però lo sa che non sono arrivati sms, forse me li sono persi, tanto se ne discuterà. Quello che le chiedono è la terapeutica, con urgenza massima. Ho capito, ma signori miei, allora innanzitutto diciamolo ai cittadini che se anche fosse stata aperta sarebbe stata chiusa, perché le piscine erano tutte chiuse, giusto? Vabbè, perché certo, cerchiamo di chiarire ogni tanto le cose. E dopo, quando sarà dissequestrata, andremo dentro, la puliremo e vedremo in che condizioni e quali sono i danni. Io sono il primo a metterla a posto se non è completamente sballata, hai capito? Però dobbiamo aspettare un attimo che venga liberato il sequestro, un attimo. Insomma, purtroppo serviranno ancora. Allora, grazie al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, grazie per essere stato con noi. Buona serata a tutti. Adesso pubblicità e subito dopo vi presento gli altri ospiti, discutiamo di quello che stasera ci ha raccontato il sindaco. L'ho convinta sulla cosa dei locali, delle vie, delle chiusure? No, mi sembra di no. No. E c'è mezza pagina sul giornale oggi che scrive che tutte quello. Le vie chiuse. Dopo posso anche chiudere tutta la città, sai, però dopo... Ripeto, hai sempre il 70 e 30 qualcuno 80 non lo soddisfa, esatto. Va bene, grazie sindaco Di Piazza, buonasera a tutti, tra pochissimo dopo la pubblicità.
È già un primo passo che abbiano fatto questa delibera che permette la chiusura dal venerdì alla domenica, quindi non intervallata come l'anno scorso. Quello che chiediamo però appunto è mettere un divieto di sosta almeno su 3 stalli a locale, in modo da avere la certezza di poter posizionare tavoli e sedie, perché se no si chiude la strada, ma se le macchine sono posteggiate regolarmente, restano ferme, non abbiamo possibilità di posizionare un deorso esterno noi. Ecco un altro dei tanti ristoratori che non ha lo spazio sufficiente all'esterno del proprio locale per ospitare i clienti al tavolo. La giunta comunale è intervenuta in merito chiudendo il traffico diverse vie ogni fine settimana dalle 19 di venerdì alla mezzanotte di domenica. Si chiede invece di fare qualcosa di più. Questa distanza avanzata dai consiglieri del Partito Democratico del Comune di Trieste. Per quanto ci siano delle misure che riconosciamo, queste vanno dal venerdì alla domenica, quindi in questi 2 giorni e mezzo gli esercenti devono recuperare quello che durante la settimana comunque non possono fare, ovvero queste sono comunque attività che dal lunedì al giovedì restano penalizzate. Non solo The Horse, ma si chiede anche di concedere più spazi pubblici agli artisti per favorire gli eventi all'aperto, magari installando delle pedane e dei gazebo per promuovere le attività del periodo estivo in sicurezza e senza invadere gli spazi che saranno utilizzati dai ristoratori per allargare i loro The Horse. Su questo i DEM hanno presentato una mozione urgente in Consiglio Comunale. Noi avevamo chiesto l'urgenza di una mozione relativa a questo tema, ma anche all'allestimento di un palco all'aperto e della possibilità dello sbigliettamento per i teatri in modo da fare anche delle repliche, e in modo da far godere della cultura cittadina, di far lavorare gli artisti e soprattutto di animare la città in piena sicurezza. Ma negata l'urgenza non se ne è potuto dibattere, non si è potuto far capire l'importanza di questo tipo di scelte. L'idea è quella di andare a far vivere la città in maniera diffusa, questo riteniamo che sarebbe sia più equo per i vari esercizi commerciali che ci sono in tutto il territorio cittadino, e sia per evitare assembramenti, perché altrimenti è evidente che le persone vanno a concentrarsi in quegli spazi che hanno la fortuna di avere la possibilità di mettere i tavolini all'aperto. Allora, così appunto sul fronte Deor, che abbiamo discusso molto col sindaco fino a poco fa, riepiloghiamo un po' questo titolo, vedo che ha colpito molti oggi nel racconto che abbiamo fatto dopo l'analisi di quello che è la situazione a Trieste. Saluto e ringrazio Elena Danielis, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Buonasera. Consiglio Comunale, l'assessore Michele Lobianco, assessore personale. Buonasera a tutti. Caro Lobianco, c'è il tema dello smart working, stop al 50% di smart working per forza, adesso bisogna... Lex sed lex, Così ha detto Brunetta. La legge. Saluto Gianfranco Carbone, opinionista, buonasera. Mi raccomando, opinionista. Ho scritto così, avvocato. Perfetto. Ho scritto così, avvocato. Raffinato opinionista. Raffinato opinionista, adesso vedremo, ogni volta si testa da capo. Saluto e ringrazio, dovrebbe essere collegato, buonasera, ben trovato Marco Rossetti Cosulic, Partito Democratico. Buonasera a tutti. Buonasera, ben trovato. Ha sentito il sindaco? Si è segnato tutto? Segnato tutto. Bene, adesso ricominciamo. Ma lui è giovane, ci ricorda tutto. Non è giovane, non ha bisogno di segnare. Ha tutto in testa. Però neanche Lobianco si è segnato niente, vedo. Ma no, neanche Carbone. Quindi, tanto so, Danieli sarà scontato, è giovane. È il mio sindaco, sono io in giunta. Per osmosi. Sa tutto, sa tutto. Va bene, Carbone, che cosa si è appuntato allora in testa, diciamo, in quello della chiacchierata col sindaco? Ma il suo atteggiamento generale. Perché? Cioè perché è sempre positivo, ottimista. Certamente con la responsabilità di un sindaco in questo momento drammatico, in cui mi è sembrato che Roberto Di Piazza ne capisse la sostanza, però alla fine è lui nei suoi aspetti preoccupato positivi. Di un'eventuale nuova zona rossa, come dire, siamo alla fine. Questo credo che sia una preoccupazione generalizzata di cui qualunque cittadino, e quindi anche il nostro amministratore, il nostro sindaco, deve in qualche modo paventarla e tenerne conto. D'altra parte, un anno e mezzo di blocco totale di tutte le attività, in qualche modo la gente non ne può più, le situazioni economiche sono in crisi e gli operatori economici sono in estrema difficoltà. Le aperture sono necessarie e poi vediamo che alle aperture corrisponde un aumento dei contagi. Il problema è capire l'equilibrio fra queste due cose. Allora, ho visto, perché non parlate delle scuole di infanzia in quarantena, ma a parte che è nel servizio, sta nel titolo, ne abbiamo parlato fino adesso col sindaco, mi pare che siano 8, ma adesso rivediamo anche 8. Il servizio di Marco Stabile proprio per riepilogarlo. Daniele, cosa si è segnata di questa chiacchierata? Ma,
Io con l'atteggiamento sono d'accordo, perché alle volte anche contro ogni evidenza lui ha sempre questo atteggiamento entusiasta e positivo, e alla fine bisogna dire che ti trascina, cioè, e forse proprio per poi, quello poi no? Dice delle cose anche un po' troppo sportivamente, nel senso che poi si ritrova spesso a doversi rimangiare quello che aveva detto, ah non si può far così, e vabbè faremo un altro modo, e la chiude in questa maniera, no? Ma si sapeva dall'inizio che non si poteva far così. Forse però il suo è un atteggiamento che in qualche modo paga, no? Io non sono capace, io ci devo pensare, devo mettere tutte le eventualità in fila per poter dare e questo fa parte del carattere, no? Diciamo, questo fa parte del suo carattere, sì. Però diciamo così, dei vari temi, quindi i Deor di cui abbiamo discusso, le classiche, una preoccupazione, i cantieri, che cosa vuole sottolineare? Ma una delle cose che mi ha colpito di più è la questione dei mercati, no? E anche lì abbiamo... Quindi il littico e l'ortofrutticolo che saranno poi nel canale navigabile, sì, fatto questo, che, perché ora la Duca la vende. Però lui omette di dire che si tratta di un pezzo del SIN, quindi non è semplicissimo fare dei lavori in un'area SIN, in un'area inquinata, no? Non è proprio una passeggiata. E poi metterci il mercato ortofrutticolo, francamente... Dio, immagino. Ma mica bisogna coltivarli lì, diciamo, ho capito cosa intende. Speriamo bene. Speriamo di no. Speriamo bene. Ho capito cosa intende. Questo intende. No, non metteremo a dimora i ciliegi. Il radicchio. Chi è il radicchio lì? Però, è chiaro che. Ho capito, interrompere. Come sillogismo, in effetti, è un po' curioso. È chiaro che il sindaco che ha, diciamo. Tornando anche all'incipit iniziale degli interventi sul carattere, è il talento, no? Il sindaco ha questo talento, questa dote dell'ottimismo, dell'entusiasmo, di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, quindi di trascinare, tradurre insomma poi i suoi pensieri in progetti. Quello di, come ha detto, vuoi vendere l'ex Duque e invece cambiare strategia e andare in buona sostanza all'ex manifattura tabacchi e permettere, ecco, creare questo grande mercato, un mercato agroalimentare florivivaistico più quello ittico insieme con l'attracco dei pescherecci sul canale navigabile, ovvio. Ma d'altronde noi sempre sentiamo... Può essere anche un'idea affascinante. Ma uno può guardare, avere l'occhio lungo, no? E guardare il sindaco, l'occhio lungo. Ma io ho una mia idea, nel senso, Roberto Di Piazza, che a me è simpatico, come dire, provo anche affetto per lui, è sicuramente un entusiasta. Certo. È anche un uomo solo, nel senso che lui ha le sue idee, che però, e qua arriviamo, come dire, al nodo politico della vicenda, lui è un uomo solo che ha idee di buon senso dal suo punto di vista, che però si ritrova con i limiti di non avere una squadra che lo consiglia al meglio, no? E questo poi diventa un problema nella gestione quotidiana. Avendo un uomo della sua squadra qui, insomma, bella. No, ma è bella dura ma il fischio alle orecchie, ma il problema, al di là del merito di Lo Bianco, che è un amico, lo conosco da 20 anni, insomma, non è questo. No? Abbiamo anche, come dire, fatti parentali, sì, che in qualche modo ci stanno alle spalle. Excursus professionali. Allora, in tutti questi però 5 anni... Però sono bravo, però, ecco, sono un buon consigliere, mi auguro. Insomma. No, ma potrei... non sto criticando. No, una battuta, A me non mi interessa nulla criticare. No. Ma in tutti questi 5 anni, e si vede poi, Roberto Di Piazza è stato uomo solo al comando. Grazie a Santi Terranova, che è stata la vera colonna dell'amministrazione comunale, nel bene e nel male. Il segretario generale. Come dice sempre Roberto Di Piazza, l'ha protetto da ogni rogna, che è un fatto assolutamente positivo, fondamentale. Perché amministra. Però, in qualche modo, ha fatto sì che fino a ieri, perché Santi Terranova è in pensione da pochi mesi, no? Da febbraio. Ecco,
il vero potere comunale era gestito non tra virgolette dalla politica, ma era gestito dalla struttura burocratica in un rapporto diretto con il sindaco. Allora, perché dico questo? Perché le condizioni erano quelle, poi magari la prossima elezione chi vincerà cambierà tutto, eccetera. Perché quel elemento fondamentale del consiglio o del supporto che ti può arrivare dai tuoi collaboratori, tra virgolette, politici, che sono quelli che vanno in strada, che parlano con la gente, che sentono le esigenze delle persone, eccetera, e che tu non recepisci o recepisci tardi, diventano un limite. La vicenda dei dehors, no? O comunque dei ristoranti, delle attività. Probabilmente, se avesse ascoltato i consigli della sua maggioranza e della sua opposizione, non sto dicendo i consigli di Lo Bianco, se avesse potuto avrebbe agito diversamente, no? Forse avrebbe fatto delle scelte, non dico più di buon senso, perché non voglio dire che Di Piazza fa scelte non di buon senso. Il paradosso è che l'hanno fatto l'anno scorso, cioè l'anno scorso era diverso rispetto a quest'anno. Ma scelte pratiche, consentendo ad un ristoratore di, come si diceva, facendo una battuta con Ferdinando Avarino, di mettere magari 4 tavoli a 30 metri dal suo ristorante in maniera tale che possa sopravvivere. No? Allora, credo che proprio la dimensione della gestione è cambiata. Rossetti Cosul, allora lei cosa si è segnato dei dehors, delle scuole, dei progetti, che cosa sottolinea o contesta di quello che abbiamo discusso col sindaco? Beh, il fil rouge Danieli è d'accordo, l'ho visto, è d'accordo con Gianfranco Carbone, prego, scusi. Niente. Il fil rouge a cui io volevo attaccarmi, sì, riguarda un po' questo atteggiamento di proporre soluzioni semplici e immediate a problemi che invece sono complessi, e questa capacità di cui parlava l'assessore Lo Bianco di trasformare poi in pensieri, in progetti, io ogni tanto faccio difficoltà a vederla, perché poi abbiamo sentito proclami sul mercato coperto nel 2017 che si dicevano adesso faremo questo, quest'altro, il tram si risolve veloce, il mercato ortofrutticolo, il mercato ittico, eccetera, eccetera. Vedo tanti pensieri e pochi progetti, ecco. E questo atteggiamento un po' sì, ottimistico e carismatico, ma poco serio forse da un certo punto di vista, quando dici che su Deor abbiamo fatto tutto il possibile e invece ci sono delle critiche e si sta vedendo che ci sono delle impossibilità da parte degli esercenti di mettere dei tavoli fuori, e basterebbe per esempio, come ha chiesto l'esercente nel vostro servizio, cercare di mettere dei divieti di parcheggio per 2 o 3 macchine di fronte all'entrata del locale. È già una soluzione che può andare incontro a questa cosa. E poi se ci si sta dimenticando, al di fuori degli esercenti, tutto il mondo della cultura, che il comune adesso dovrebbe cercare di incentivare, aiutare a far lavorare, quindi come dicevano anche i consiglieri famulari Barbo e Toncelli, trovare delle soluzioni come dei palchi in centro o in sparsi soprattutto per città, in modo da vitalizzare tutte le zone, in modo per l'appunto da dare respiro a un altro settore che ha subito veramente questa pandemia come pochi altri, quelli della ristorazione, il turismo e lo spettacolo e la cultura sono i settori più colpiti, e quello della cultura è spesso il più dimenticato. Però sui dehors avrebbe agito diversamente, ho capito bene, no? Cioè avrebbe consentito... Sicuramente cercherei di fare in modo di aiutare gli esercenti ad avere un tavolino di fronte, perché se noi dopo chiudiamo la strada alle 7 di sera, ma ci sono tutte le auto parcheggiate, dove le metti i tavolini? Alle 8, cioè, alle 8. Alle 8 in via Diaz, le altre 19 sì, mi sembrava. Sì, adesso riguardo. Alle 8 solamente in via Diaz, che anche questo, andiamo incontro in via Diaz, quelli esercenti là avranno delle difficoltà enormi, se alle 8 di sera appena si chiude la strada a imbastire tutti i coperti e appena dopo far accomodare i propri ospiti. Per chiudere le 22 poi. Nel chiudere alle 22, certo. Sì, chiudendo tutto alle 22, esattamente. Quindi non mi pare che sia stato fatto tutto quello che era possibile fare, come diceva il sindaco. Puoi dare dal paesotto di campagna una città
di 100.000 abitanti, che se continuiamo così fra un po' lo raggiungiamo con il nostro calo demografico. 80.000 ne ha Treviso, quindi che contestava. Lo fa perché è sindaco di Trieste, orgoglioso. No, sono d'accordo. Poi Treviso è una bellissima città. È stupenda Treviso. Ma adesso manderò il video al sindaco Mario Conte, sindaco di Treviso, sì. Così li faccio litigare. Sorrideranno ambedue. Sì, senta, sindaco. No, grazie. Faccio un augurio. Potrebbe essere di buon auspicio. No, cioè, il sindaco su questa cosa dei Deor, ha ragione Rossetti, mi ero confuso io, infatti alle 19 via Cadorna, Fornace, Promontorio, sì, sì. Alle 20. Quella. Allora, perché diverso rispetto all'anno scorso? Guarda, posto che... Cioè, questi tra l'altro riaprono il primo giugno. Allora, ricordo che... Se non hanno lo spazio all'aperto. Abbiamo appena ascoltato il sindaco, insomma, quindi io non vorrei essere a replicare esattamente quello che dice il sindaco. Ma, insomma, la nostra amministrazione si è distinta per abbattere la variabile della Tari, per abbattere completamente la cosa, per lasciare che tutti possano mettere tavolini ovunque, chiudere comunque queste strade, eccetera. Non ha detto che possono mettere tavolini ovunque, proprio questa è la questione, scusa l'interruzione. Carissimo dottor Rossetti, dove è possibile posizionare, aumentare gli attuali stalli, è chiaro che a questo punto bisogna anche commisurare ovviamente gli interessi di una parte con quelli dell'interesse collettivo del resto della città, quindi bisogna cercare di equilibrare il tutto. Adesso so che c'è anche una mozione del Partito Democratico, dottor Rossetti, quindi attenderemo gli esiti in un consiglio comunale che quando sarà, Danielis, questo? Ma non gli avete dato l'urgenza? È stata negata l'urgenza. È data l'urgenza? Ci sarà una nuova occasione, e quindi io mi limito né più né meno a confermare quello che dice il sindaco, insomma. Io sono ottimista comunque, attendendo però una cosa, perché noi dobbiamo stare anche molto attenti, perché come sindaco ho paura della zona rossa, io non vorrei che... Vedete, io oggi ho parlato con degli autorevoli rappresentanti appunto dei pubblici esercenti, ristoratori. Non mi hanno detto che desiderano per paradosso allungare il famoso coprifuoco alle 11. Ah. Loro hanno timore... Di chiudere nuovamente. Certo, ovvio. E hanno la consapevolezza, il senso della responsabilità che oggi meglio queste condizioni così come sono, in attesa, per evitare quella che sarebbe una capitolazione, quella di richiudere. E quindi questo è il momento di serietà e severità. Il resto, capisco, per l'amor del cielo, adesso abbiamo anche il tema da campagna elettorale che chiaramente trascina un po' tutti i temi. Ma l'elemento di mettere insieme l'interesse puntuale con quello collettivo in una situazione complessa qual è il tema principale che il sindaco ha rappresentato prima. E io mi fermo a quest'ora, questa sera, dopo non so se ci saranno evoluzioni nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ma il punto nava oggi è questo. Allora, attenzione, Fedriga, fare così, vi faccio ascoltare Fedriga appunto, che è la ripetizione di quello di ieri, ho visto, volevo intervenire sui Deor? Ripartiamo dopo la pubblicità. Però io devo tutta una serie di cosa? Come dichiarazioni prima del sindaco di qua. Va bene, ne parliamo dopo. Di osservazioni. Dai. No, ma in senso buono, simpatico. Allora, voglio farvi ascoltare Federica con questo appello oggi, appunto, proprio a proposito delle vaccinazioni, ribadito. Quindi, presidente, poi andiamo alla pubblicità e voglio arrivare al tema delle scuole, perché ho visto che ha colpito molto, certo. E quindi vorrei che ne discutessimo. Liberamente torniamo anche all'intervista del sindaco, vediamo il servizio. Perché bisogna fare chiarezza, è necessario dire che i vaccini sono sicuri, che le reazioni avverse ci sono con qualsiasi medicinale, molto più succedono reazioni avverse con i medicinali che prendiamo quotidianamente a casa rispetto al vaccino. Quindi dobbiamo combattere la pandemia, per farlo servono i vaccini, servono un'organizzazione, ma servono le persone che aderiscano. Se mancano quelli diventa tutto più difficile, quindi l'appello che ho fatto è che chi può oggi in quelle categorie, le abbiamo ampliate proprio nella giornata di ieri con anche gli under 60 con patologie, si iscrivano attraverso i diversi canali attivi e procedano a fare il vaccino, perché così potremo essere più veloci e uscirne prima dalla pandemia.
Ritorno a scuola nel segno del Covid. L'ultimo aggiornamento delle statistiche parla da solo. 163 le classi in quarantena fra Trieste e Gorizia, secondo gli ultimi dati ASUGI. Nel capoluogo regionale, nella giornata di ieri, 29 aprile, erano 73 le scuole interessate da casi di coronavirus, con 138 classi in quarantena più 8 nidi. Quanto al numero complessivo di positivi in ambiente scolastico, il dato aggiornato al 28 aprile è di 141 positivi con 1079 persone in quarantena tra studenti, insegnanti e personale. Un dato, quello relativo alle persone in isolamento domestico, che appare però come prudenziale. Il picco di positivi nelle scuole triestine si è registrato il 9 aprile con 316 casi. Quanto a Gorizia, con dati aggiornati al 26 aprile, sono 8 le scuole che sono alle prese con il virus, con 17 classi e 25 positivi. I soggetti in quarantena, aggiornamento a ieri, sono 399, giornata in cui si è toccato anche il picco di positivi nelle classi isontine, con 257 positivi. Quanto a Trieste, è possibile pure un'analisi più approfondita. La scuola con più casi è stata la elementare Gaspardis, seguita dalla scuola media Giulia e dalla scuola elementare Laghi Giotti. La scuola superiore che registra più contagi è l'istituto nautico Galvani. ASUGI però sta assistendo ad un numero consistente dei casi nei licei Petrarca e Oberdan. L'andamento dei nuovi casi positivi mostra a ieri una curva calante che riguarda le scuole aperte da almeno 14 giorni. Gli analisti sanitari però si attendono che la curva risalga nei prossimi giorni, alimentata dai nuovi casi positivi delle scuole superiori aperte dal lunedì 26 aprile. La seconda ondata scolastica, insomma, è in arrivo. Allora, questa è una forte preoccupazione, visto appunto anche la reazione. Cioè, c'è un grande dibattito via SMS. Si è scelto nel rischio ragionato di dare la priorità alla scuola, però questi poi sono i numeri, no? Comunque, sì, 138 classi a Trieste. Che sono numeri ancora più preoccupanti, perché in realtà, da quello che leggo, io non faccio il mestiere del virologo, quindi dico quello che leggo, mentre dal punto di vista sanitario il contagio dei ragazzi non dovrebbe avere, così mi hanno spiegato, delle conseguenze particolarmente delicate o gravi, il problema grosso è che portano il virus a casa, portano il virus ai genitori, ma che possono avere però fasce di età non particolarmente colpite, ma possono portare il virus ai nonni. Però d'altra parte, in questa tragedia, in qualche modo devi prenderla da qualche parte e cercare di gestirla. Credo che il problema vero sia l'impossibilità che abbiamo nel nostro paese di tracciamento dei contagi, per cui alla fin fine dobbiamo, le strutture sanitarie, le strutture pubbliche, sempre intervenire a posteriori quando si manifesta in maniera molto corposa il problema. Perché non abbiamo una struttura sociale, una struttura sanitaria, non abbiamo neanche avuto la possibilità probabilmente di operare, perché noi non siamo cinesi, no? In Cina hanno fatto il tracciamento con i militari, con i muri e con l'arresto immediato delle persone che in qualche modo sgarravano. Noi avevamo una società diversa, dico per fortuna, nonostante la pandemia e nonostante i drammi che questa sta provocando. Però d'altra parte dobbiamo anche porci un altro problema sociale. Noi, questa pandemia, non noi, abbiamo rubato un anno e mezzo di vita ai nostri ragazzi. Certo. Esatto. Un anno e mezzo di vita sulla formazione scolastica, che si troveranno come deficit nel corso degli anni, sull'affettività e sulla socialità e sulle relazioni e quindi sul loro equilibrio psicologico. Allora, come mettere assieme a queste cose? Poi mi rendo conto che nella politica le maggioranze e le opposizioni su questo si scannano, si fanno le mozioni, si dicono di tutto. Però nel rischio ragionato, in qualche modo, no, vanno gestiti al meglio questi problemi. Poi ci troviamo con 163 classi in quarantena, con insegnanti in difficoltà, con studenti che devono stare a casa, con famiglie intere che sono bloccate di nuovo da questa drammatica vicenda che sta coinvolgendo un attimo tutti.
Però da questo a dire richiudiamo tutto, certo. Non si torna a scuola, si sta tutti a casa. No, si poteva continuare la DAD così come si era ormai. Dopo, non so, chiaramente è una scelta forte. Ma che sono le proteste, i genitori, famiglie. Sì, devi considerare stessi, che però la DAD è, come dire, un elemento di discriminazione sociale. Sì, perché tu hai. I ragazzi che hanno famiglie che, c'ha il computer, che hanno il computer, che c'ha la connessione buona, hai un sacco di ragazzi in famiglie che non hanno il computer, non hanno la connessione internet. Però qui stesso abbiamo raccontato, lo ricordo sempre, settimane fa ormai, come il bonus famoso da 200 milioni sia stato sfruttato soltanto per 70, cioè quello per l'acquisto di un computer, quello che era stato messo a disposizione dal governo. Quindi, strumento dipende anche dalle condizioni sociali delle famiglie. Andava proprio a loro vantaggio, però è vero questo. Chissà che poi il bonus, chi ci pensa, chi lo sa. Allora, Daniele, su questo vorrei sentire anche Marco Rossetti e poi lo Bianco. Io parlo più da mamma. Esatto, questo volevo sentire. Io ho due figlie adolescenti che si sono beccate questo periodo pazzesco. E ho visto la DAD, l'ho vista da vicino perché io sono in smart working e quindi le vedo far lezione, le ho viste partire serissime. Adesso non ce la fanno più, non riescono neanche più a seguire. La DAD ormai è andata, nel senso che i ragazzi che anche hanno fatto dei tentativi di star dietro sono stanchi ed è difficile non capirli. È alienante. E oltretutto il problema del contagio tra i ragazzini è esterno alla scuola per lo più, è fuori dalla scuola che si rilassano, stanno più vicini, si tolgono le mascherine e si contagiano, perché a scuola sono controllati e a scuola devono per forza tenere il distanziamento, per cui chiudere le scuole paradossalmente è peggio, perché tu te le ritrovi in giro. No? Comunque vanno in giro lo stesso il pomeriggio, comunque vanno in giro. Quindi stanno veramente scoppiando. Psicologicamente per i ragazzi è pesantissimo. Prova a pensare a un ragazzo di 20 anni che si affaccia alla vita, che comincia a pensare al suo futuro, alla sua affettività, alle sue relazioni amorose, all'abbracciare un ragazzo, una ragazza, no? Cose normalissime nella vita. Compressi in questa situazione, quindi c'è anche un problema di tenuta psicologica, per cui quando li vedi che vanno a prendersi le birre nel supermercato e si nascondono dietro le vie per e in qualche modo è una via di fuga in una condizione psicologica di oppressione che è obiettivamente intollerante per loro. Rossetti, come la pensa lei? Beh, partendo dal presupposto che c'è un comitato scientifico che ha in mano queste questioni e quindi personalmente io tendo a seguire le parole degli esperti. Sono profondamente d'accordo con quello che stanno dicendo gli altri ospiti, nel senso che va riaperto il più possibile l'entrata alla scuola, perché è importantissimo anche e soprattutto per la dimensione sociale di cui il dottor Corbone parlava. E per fortuna questa riapertura si sta accompagnando, non dimentichiamoci, una campagna vaccinale che si auspica dovrebbe proteggere poi le categorie più a rischio, che dovrebbero subire i contagi dei ragazzi, che giustamente è vero il fatto che dopo portano a casa il virus e quindi a casa si potrebbero avere dei genitori o dei parenti che sono invece nelle categorie un po' più deboli. Per fortuna però questo, ripeto, si sta accompagnando a una campagna vaccinale che dovrebbe contrastare per l'appunto e dovrebbe aiutare e coadiuvare il reingresso a scuola, che ripeto è importantissimo sia per l'offerta formativa dei ragazzi ma anche per la socialità che si stanno perdendo, perché insomma io per fortuna la scuola l'ho finita, però non tantissimi anni fa, e sono gli anni più belli della tua vita, e perderli chiusi in casa è veramente una tragedia che bisogna cercare di risolvere per loro prima possibile, senza ombra di dubbio. Assessore? Ma il tema della scuola è stato il tema di tutti i governi che si sono succeduti, insomma, da quello precedente a quello di oggi, dove chiaramente Draghi, Presidente del Consiglio, ha tracciato la linea, che è quella della riapertura.
perché fa parte, mi sia consentito, di una sfida di una grande nazione che non può tenere chiusi in casa gli studenti ab libitum, all'infinito. Un paese, una nazione con la N maiuscola deve dimostrare di governare questo processo. È ovvio, con tutti i rischi cosiddetti calcolati, ragionati, ed è una sfida che bisogna assolutamente vincere. Dopo, dai messaggi che già vediamo noi, che insomma, appaiono nel sottopancia qui, vediamo che poi non è solo la scuola il tema, ecco, dal punto di vista delle contaminazioni, dei contagi, eccetera. La scuola deve essere aperta il più possibile, ovviamente, con tutte le attenzioni del caso, ed è veramente una sfida ideale, ecco, nel senso che dobbiamo dare ai nostri figli, ai nipoti, eccetera, la possibilità di riscatto dopo essere stati chiusi veramente un anno. Cioè, un anno, io già vedo quando facciamo i consigli comunali o abbiamo le riunioni di giunta con questo benedetto schermo, no, dove dopo dietro quello schermo c'è un mondo occulto, c'è un mondo che, cioè, non c'è più, cioè, non, c'è un calo veramente di tensione, di vitalità di questi ragazzi. Provate a pensare a due o tre ragazzi in casa a seguire ad Adon, ecco. Tutti hanno case grandi, scrivevano, provate a sentire, ecco. Hanno scritto, cioè, quindi psicologi della Sugi, ecco. abbiamo avuto anche lo psichiatra che aveva raccontato, infatti volevo dati forti proprio completare e concludere che sarebbe bello poi invitare qui in un altro incontro uno psicologo, uno sociologo, di come sta cambiando la società. Guardate che sta cosa qui. Adesso un'analisi molto puntuale e attenta delle ripercussioni a lunga gittata di stare un anno e passa chi in DAD, cioè chi ha cambiato la nostra vita per sempre. Attenzione, c'è il genitore che fa il famoso lavoro agile in emergenza, ossia anglofonicamente chiamato smart working, lo studente, il proprio figlio che fa la DAD. Sono famiglie che vengono completamente trasformate da questo percorso Poi vivi in 60 metri quadrati. E vivi appunto in 60 metri quadrati. E anche lì poi appunto raccolgo peraltro l'elemento delle diseguaglianze poi che sono evidenti: chi ha la fortuna di avere una casa bella grande, la rete con la fibra, dei bei computer, chi invece questo non li ha, ecco, anche lì si ritorna a ciò che peraltro io ho conosciuto quando ero ragazzo, insomma, che chi poteva fare certe cose, chi non poteva farle altre perché viveva con famiglie non abbienti. E questa, l'emarginazione digitale, che io chiamo, questa, l'emarginazione digitale oggi veramente è un pericolo che noi dobbiamo sconfiggere, e che quindi la scuola aperta, con tutto, io leggo che il problema è aver paura di questo, la scuola aperta è una sorta di sole che si accende all'interno della nostra società, e dobbiamo tenerlo più acceso, più radioso possibile. Sì, io voglio arrivare anche a una sorta di, come dire, di provocazione folle in questo ragionamento. Aspetti, ma con lo sguardo in effetti, Daniele, giusto, prego. No, io volevo manifestare apprezzamento per quest'ultima parte del discorso, perché la scuola è stata storicamente un grande livellatore sociale, no? Noi, perlomeno fino a tutte le superiori, abbiamo vissuto una sorta di parità sociale all'interno della scuola. Sì. E questa situazione ci ha tolto, no? questa possibilità. La disparità digitale che c'è è difficile da combattere, ed è legata più che allo strumento, al computer, al tablet o quel che è, perché in qualche modo gli istituti comprensivi si sono organizzati e forniscono agli studenti i device. Ma è la rete il problema, certo. Che è un problema che viviamo banalmente anche nella gestione con i nostri lavori comunali. Certo. E non è legata neanche a quanto una famiglia possa più o meno essere facoltosa, è proprio una questione di rete. Ci sono delle aree della città dove non c'è infrastruttura. Sì. Sì. Scusi, Carbone, prego. No, io mi sono fatto un'idea, che può essere una follia se volete, ma che noi di questo virus non ci libereremo più. Nel senso, sarà, come dire, una costanza.
è che il nodo vero, quando ci sarà la possibilità, non sarà tanto tracciare i contagi, ma evitare le conseguenze gravi dei contagi. Quindi credo che il vero snodo sia rappresentato dalla campagna vaccinale e in parallelo dalle ricerche che stanno facendo sui farmaci efficaci per combattere la malattia. La Roche, la stessa... I monoclonali. Ma anche, come dire, cure meno costose dei monoclonali, perché i monoclonali hanno un costo spaventoso, no? Ma cure più efficaci, non voglio dire l'aspirina dedicata, ecco. Però. Perché in realtà nel momento in cui un sistema sanitario ha gli strumenti per evitare i ricoveri massicci in terapia intensiva, come è successo in questo periodo, e soprattutto i decessi delle persone contagiate, e riesce a far rientrare questo tipo di patologia in una sorta di, non dico ordinarietà, perché poi altre conseguenze di governo, che restano, ma di possibilità di governo in una sorta di ritrovata normalità, a quel punto il fatto che ci sia un contagiato in una classe rispetto ad un'altra diventa meno dirompente, perché oggi siamo costretti alle quarantene e alle chiusure, ma in un sistema di gestione post vaccinale, per questo credo che l'appuntamento di settembre sarà fondamentale per il nostro paese, con una fornitura adeguata di vaccini che consentano, non dico l'immunità di gregge, ma comunque una copertura molto ampia, proprio per evitare questo, per evitare le croce rosse che girino, la gente in terapia intensiva, le percentuali di decesso che ormai statisticamente sono chiare a secondo delle fasce di età e della debolezza o della fragilità delle singole persone che vengono colpite. No? È chiaro, sperando in Dio, che queste varianti che stanno girando per il mondo non modificano questi dati statistici. Oggi noi sappiamo che una percentuale di mortalità sopra i 70 anni è molto rilevante, se colpito un trentenne diventa quasi irrilevante. Dio non voglia che la variante indiana o la variante sudafricana o la variante chissà giapponese, da dove modifichi chiaramente questo tipo di rapporto, perché se non lo modifica e noi abbiamo i vaccini, e quindi secondo me è sciagurata la campagna Novax proprio da questo punto di vista, e nello stesso tempo una ricerca scientifica che ha dimostrato di essere capace di cose incredibili in questo anno, che vada anche su una terapia complementare, ritorniamo ad una normalità nella società che ci consente poi di affrontare anche le questioni economiche enormi che il paese, come molti altri paesi, dovrà cominciare a pensare affrontare da settembre in poi. Insomma. Ci sono due esempi importanti. Allora vorrei vedere poi che cosa pensate di queste immagini. Scusi Daniele, vedete il candidato sindaco, già abbiamo ospitato qui Ugo Rossi, il Movimento 3V, oggi pomeriggio sapete in Piazza della Borsa, l'abbiamo documentato anche in diretta, diciamo, nel corso del telegiornale, ma il governo giù la mascherina, insomma un po' a discutere delle cure domiciliari che secondo loro non ci sono. Dei vaccini, insomma, tutti questi aspetti, però insomma, poi si vedrà anche nell'immagine, questa è la diretta proprio dal profilo del candidato sindaco di Trieste, lo ricordo, Ugo Rossi, è candidato sindaco, almeno così si è dichiarato, c'erano almeno 200 persone, insomma 150-200 persone a seguire. Diceva Danielis? Anche ci sono due esempi abbastanza eclatanti e relativamente vicini, che sono Israele e la Gran Bretagna, che hanno avuto delle campagne massicce di vaccinazioni, e se confrontiamo le curve di contagio con le nostre, viene fuori che l'effetto è fantastico. Loro hanno un calo incredibile dei contagi già adesso. Sì, infatti. E che gli consente di riaprire praticamente tutto. Anche nella tragedia che è successa qui in queste ore, erano tutti senza mascherina ormai. In Israele. Hai visto quella tragedia? Erano tutti senza, nella tragedia in Israele erano tutti senza mascherina, perché ormai loro hanno superato loro hanno avuto ci sono le immagini che magari citarlo diventa quasi una bestemmia. Di Wuhan e dello stadio di Wuhan, dove migliaia di persone, ma lì
non è il problema dei vaccini, è il problema di uno stato di polizia che chi aveva 37,1 di temperatura lo metteva in galera sostanzialmente. Quindi hanno risolto. Là non si scherza, dubito che la manifestazione di oggi sarebbe stata così. Ma sarebbe, sarebbe passata. No, ma questo, questo è il bello della democrazia, dove ognuno chiaramente espone, però insomma. Ma mi sembra una sorta di ammutinamento. Riuscivo a sentire un pezzo, questo è il dottor Franchi, che tra l'altro anche qui aveva avuto. Allora si incontrò e firmò il patto di Monaco nel 1938. E tornando in Inghilterra se ne vantò. Hitler in quell'occasione si era impegnato a fermarsi. Winston Churchill commentò così: doveva scegliere tra il disonore e la guerra. Ha scelto il disonore ed avrà la guerra. Così succede a noi adesso. Parlo della popolazione in generale. Pensa di salvare la salute cedendo le proprie, la propria dignità dei diritti civili. Rinuncia ai diritti civili e non avrà la salute. Allora, lo bianco e poi Rossetti, che pensate? Trasmettere le immagini delle bare di Bergamo, no? E così forse avrebbe spento il microfono, perché io voglio dire, questo cosa vuol dire? Si nega il virus, si nega allora, parliamoci chiaro, che in una fase, come dire, iniziale, parziale, gli addetti ai lavori, non uso nemmeno il termine scienziati, abbiano fatto, insomma, abbiano detto delle cose onestamente. L'OMS diceva all'inizio che le mascherine non servivano, perché in realtà non c'era un piano pandemico, perché non avevamo noi le mascherine. Lo stesso Burioni, su YouTube c'è ancora questa cosa che diceva: ma no, le possibilità che arrivi in Italia da Wuhan era pari a zero, la possibilità, poi perché hanno le mascherine, ma forse per lo smog. Allora, non ci sono stati dei momenti edificanti, ma questo cosa vogliamo commentare? Cioè, voglio dire, chi oggi pensa che la cosa non esista e che le mascherine non servono, che i vaccini non servono, che si possa stare alla viva al paro, come insomma, non, insomma ritengo, non neanche da, da. Sì, ma stiamo attenti, loro fanno un altro ragionamento, se vuoi complementare. Loro dicono, con il DPCM i provvedimenti di contenimento, voi avete limitato la libertà. Mia libertà, che non è in astratto un ragionamento, come dire, totalmente sbagliato. Il problema è che, come sempre, tu devi valutare, come dire, l'equilibrio delle cose, ossia devi valutare l'incidenza di un, di una, come dire, sicuramente di un provvedimento limitativo della tua libertà, con quello che è l'incidenza sociale della mancanza di quel provvedimento limitativo. Nel senso che anche a me, se mi dovessero limitare la mia libertà, andrei fuori dai gangheri. Certo. Però se diventa un problema, come dire, di tutela sociale, di tutela collettiva, a quel punto i valori che devi comparare sono, come dire, diversi. E in qualche modo devi avere l'equilibrio per dire qual è il punto di connessione fra un'esigenza collettiva e sociale di tutela della salute pubblica e quali sono le conseguenze dal punto di vista individuale che ogni cittadino provvisoriamente può in qualche modo affrontare. Che questo è il confine di... Ma Rossetti, voglio sentire, che ne pensa, ricordando queste immagini, adesso Guido Indri ce la ripropone, insomma, questa è un po' la visione della piazza, insomma, magari qualche curioso si è fermato, però, per carità... Mi sento però di rispondere ancora una... messaggi che, a questa cosa qua, la risposta a questa piazza arriva proprio dai messaggi che arrivano qui stasera, che sono tutti per aumentare invece le come dire, non dico le restrizioni, ma l'attenzione su chi non porta la mascherina, su chi non si va, insomma, tutti i messaggi della serata vanno in controtendenza a questa. Sì, poi voglio vedere se uno di questi partecipanti domani mattina o ieri
aveva un parente ricoverato all'ospedale di Catinara in terapia intensiva. Cioè. No. Rossetti, prego. Scusi Rossetti che lo... No, sicuri. Anch'io faccio difficoltà a commentare e onestamente anche un po' a capire queste posizioni e queste immagini. Mi rendo conto che il discorso del dottor Carbone è corretto, nel senso che loro criticano una limitata libertà, ma anche le strisce delle corsie delle autostrade ti limitano la libertà di andare a zig zag sull'autostrada, ma queste sono a beneficio comune, perché se no ognuno girerebbe, andrebbe dove vuole e si andrebbe contro mare in autostrada. E è un momento complicato, si stanno chiedendo dei sacrifici importanti, soprattutto alcune categorie economiche, non solo. E queste immagini a me dispiacciono, perché mi fanno un po' paura, perché dici non usciremo mai. E io spero invece nella bontà e nella responsabilità di tutti, mi unisco anche all'appello al sindaco di invitare chi può a vaccinarsi il più possibile, perché come diceva la consigliera Danielis, abbiamo i winner case dell'Israele e degli altri paesi che sono vaccinati, e vedi come questi paesi hanno potuto riaprire e ripartire prima di noi, e noi dobbiamo assolutamente ripartire il prima possibile, perché c'è tanto in gioco. Qui credo che ci sia un dibattito via SMS anche sul fronte della vaccinazione dei più giovani. Ne abbiamo parlato molto anche ieri sera, per esempio, come Pfizer stia arrivando ormai anche al vaccino dei ragazzini, insomma, per i ragazzini. Mandare a scuola in questo momento non è facile, insomma, trovare degli operatori. In Israele si spendono soldi per acquistare i vaccini e proteggere il popolo, qualsiasi sia il governo. Va bene, queste poi sono ancora delle immagini che abbiamo mostrate. Guido, questi messaggi confermano esattamente l'elemento di controtendenza a quel tipo di manifestazione e di atteggiamento, perché da quando, dalle 9, dalle 21 a quest'ora, che sono ormai le 22:30, non vi è un messaggio che non tracci l'esigenza di maggior rigore, di maggiore attenzione a chi non ha la mascherina, a chi fa assembramenti, eccetera, eccetera, maggiori polizia, maggiori controlli. Quindi la vera tendenza che hanno i cittadini, giustamente, di attenzione, di controllo e di governo di una situazione che non deve più sfuggire. Anche perché i cittadini hanno paura, correttamente. Io ho detto, c'è una minoranza rumorosa, che è quella che vi insulta sui social. È sempre il famoso albero che cade e la foresta che cresce. Che ancora oggi comunque è preoccupata, pur mal sopportata. Oggi si è riversato in città, la città era, insomma, oggi era come se, una città normale. Oggi no? Era come se però non ci fosse il Covid, a parte le mascherine. Se oggi uno, sì, se oggi con 21 gradi finalmente si toglieva la, era come se una città normale. Adesso non riprendo di nuovo il tema di Deo, certo. Insomma, io ho fatto due passi da via famosa, via da via Torino, pieni di gente, i tavolini pieni, via Cassa di Risparmio pieno, tutti i bar, tutti pieni di gente. E quindi questo chiaramente, quel famoso rischio ragionato che il governo ha tracciato come linea, è chiaramente con l'auspicio che vaccinazioni e gli effetti, insomma, forse certo. Volevo farvi vedere, a proposito, ma una battuta, Guido, ci fai vedere la proposta invece dei giorni scorsi sul fronte del turismo di Trieste Futura, quindi con il candidato sindaco Bandelli, di fare Trieste la città delle statue, che poi mi sembra sia un'idea ero in giunta con me Bandelli con le statue di Spagnoli vediamo non mica problemi. Trieste città di statue, da aggiungere a quelle già esistenti, per cui oggi è stata offerta una spalla su cui poggiare. La proposta di aggiungere monumenti che siano rappresentativi della storia, passato o più recente della città, proviene dalla lista civica, che continua a essere vibrante con proposte e sopralluoghi. Oggi davanti alla statua di Saba, ma l'idea abbraccia più ambiti: culturale, storico, sportivo, diplomatico, imprenditoriale, scientifico. E grida vendetta, secondo Futura, l'assenza di una statua dedicata a Maria Teresa d'Austria. A me piacerebbe proporre veramente una città delle statue, perché noi così, in questo modo, potessimo veramente visualizzare
questa straordinaria ricchezza della città di Trieste con delle statue, perché le tre esistenti sono state un successo straordinario dal punto di vista turistico, e qui noi abbiamo dei buchi, dei vuoti terribili. Il primo in assoluto è la mancanza di una statua di Maria Teresa e una di Francesco Giuseppe, perché un conto è dire questa strada passeggiava Saba, un conto è venire davanti a una statua e leggere questa frase: avevo una città bella tra i monti rocciosi e il mare luminoso. Detto dei monumenti già presenti, alcuni lodati, altri meno, e del fatto che l'idea del tallero come simbolo della storia asburgica della città ai bandegliani non piace, il candidato sindaco gira attorno ad altri temi: le telecamere, che siano strumento per evitare vandalismi alle opere oggi esistenti, e poi un aspetto meramente politico. Futura sente che molti dei propri temi vengono copiati da altre liste o partiti. Il riferimento non è casuale al mercato coperto prima, alla Ausonia dopo. Mi sembra che anche la petizione online stia andando molto bene. Teniamo in considerazione che il frequentatore medio dell'Ausonia ha una certa età, quindi non riusciamo a farla cartacea, ma invitiamo tutti a continuare così. Sulle statue, io mi auguro che adesso qualcuno proponga i nomi che noi abbiamo messo in campo e che la mia collega Rusconi vi ha spiegato. Ma insomma, invece a me sembra una strategia di un po' tutti contro Di Piazza, no? Cioè, quindi uno lancia il mercato coperto, gli altri lo seguono. Adesso Bandelli ha grande abilità, devo dire. Ma beh, Bandelli è un cavallo di si grazia. Si è rivendicato delle idee che girano da anni. Lui chiaramente sta galoppando, tra l'altro è uno dei pochi candidati veramente in corsa. Ecco, dopo gli altri, ecco, Russo, attendiamo, dottor Rossetti, attendiamo che Russo sciolga quanto prima la sua riserva, che è legata ovviamente a un tema sensibile, sì, di cui, certo, quindi speriamo quanto prima. Certo che questo tema delle statue è scivoloso, però. Questo tema delle statue è scivoloso. Perché? Quello che sta succedendo nel mondo con la cancel culture, la cultura della cancellazione. Certo, chissà che succede dopo. Se tu rimuoviamo Omero, il personaggio, sì, da cui fare una statua, che fuori l'idea di Dio. In America vogliono togliere Cristoforo Colombo, e quindi noi stiamo attenti. Qualche scheletro forse nel passato di Maria Teresa o di Francesco potrebbe esserci. Poi, per l'amor di Dio, riempiamo di statue Trieste, non è che sia un fatto ideologico dire o politico dire sì o no. L'unica domanda un po' ironica che mi pongo, non so chi verrebbe dall'Austria o dalla Lombardia, no, o dalla Sicilia. Crei un itinerario, cioè sì, è una curiosità in più quella di andare a vedere tre statue in più. Allora, però non credo che sia quella la chiave. Però diventa un modo per raccontare come chi ha inventato lei. Chiedendo scusa alla Danese, che so bene che c'è la Richetti, chiedo scusa, non volevo. L'unica candidata a sindaco donna in corsa. Sì, che non ce la dimentichiamo di nuovo. No, per l'amor di Dio. Giustamente Alessandra Richetti fa un video. Comunque, ricordando che continuando, lei, e dopo ti do una parola sul tema delle statue che oggi sono di spagnoli, che ahimè non c'è più, eccetera, sono state vincenti, ecco, indubbiamente. E peccato che ci sono i soliti vandali che hanno portato via la pipa e il bastone. Dopodiché sul tema fare delle statue compatte. No, la soluzione secondo me è un fascio di luce, quindi ci pensavo riguardando l'ennesima volta senza bastone e Saba, quindi un fascio di luce, la lampadina che proietta il bastone. Secondo me qualcuno si ruba la lampadina. Sì, ho capito, adesso non è che deve essere una lampadina avvitata, ci sono dei sistemi, diciamo, proprio. Però ecco, c'è il turista che fa le foto, tutti ci fanno le foto di Joyce, di Saba, di Svevo, quindi Maria Teresa. Sai che avevamo un'app fatta proprio dai musei civici per fotografarli interi, per cui tu hai questa app che ricrea la pipa e il bastone. Esatto, questo ci vorrebbe. Ma guardate, allora voglio farvi sorridere, ma vi posso far sorridere. Rossetti, devo chiudere. Chiedo scusa a Rossetti. Rossetti, quindi adesso col PD che dice via libera Russo, è fatta? Sì, ovviamente i migliori auguri vanno a Francesco Russo, perché ovviamente ci sono delle questioni che vanno addirittura prima, cioè la salute personale, ci auguriamo tutti che innanzitutto risolva questo problema e poi lavorare insieme per dare alla città un'alternativa alla mancanza di visione e di progettualità che purtroppo stiamo vedendo adesso, e
In un momento come questo, in cui Trieste deve prendere delle scelte importantissime per invertire il trend di marcia demografico e non solo, è necessario un cambio alla guida della città, e io sono fermamente convinto che Francesco Russo impersoni la persona giusta per questo cambio. Allora, diceva, qual era la battuta per farmi ridere? No, che ad esempio, ritornando alle statue, scusi dottor Rossetti, tornando alle statue, io che sono assessore agli affari zoofili, c'è stato un comitato. No, per favore, non riempirci di cagnetti, perché no, sennò... No, faccio una statua di cani. No, attenzione, c'è il gatto di bordo, e quindi c'è anzi un bozzetto sul gatto di bordo da mettere probabilmente in Porto Vecchio, perché ogni nave aveva il suo gatto a bordo, quindi attenzione a non ironizzare sul tema. Trieste è una grande, cioè una curiosità, è una città che ama profondamente gli animali, cioè, quindi io questa richiesta in Porto Vecchio di un gatto. C'è l'architetto Barocchi che sta facendo, come dire, una campagna per la statua Reis, l'inventore dell'Elica, lo dicevo prima. Quindi ci sono, siamo anche la città della Bora, perché non mettiamo un mega ventilatore, sai che serve? Ma questo, vabbè, un mega ventilatore sulle rive, uno si fa il selfie. Dopo di quello consenso al dottor Rossetti. Abbiamo già trovato dove stare, quella di Ressel e quella del gatto. Il gatto di bordo. Il gatto di bordo mi piace, Senti, bellissimo. Guardi che noi, come dire, se guardo in macchina, perché io non lo vedo, eccola lì. Sul tema della, ecco, noi le contesta l'operato della giunta di piazza, ma guardi che insomma... Noi... Scusa, all'opposizione che lo vuoi che faccia? Cioè, che dica capì, ma io voglio richiamarlo, insomma, io quando sento amore, in modo simpatico, non cosa Rossetti? Ma che stiamo qua a fare, ma io quando sento un sindaco che mi dice che sta incontrando ogni giorno delle persone che vogliono comprare il Porto Vecchio, all everything, we're gonna buy everything, eccetera, eccetera. Mi permetto di dirle, le ho incontrato anch'io. Prima, un paio di settimane, l'altra settimana, l'architetto Kipar, che vi sta facendo la consulenza, sì, ha detto: prima studiamo il corpo e l'anima, cioè il Porto Vecchio e la popolazione, e poi pensiamo al vestito. Ma cosa volete andare a vendere, se non sappiamo nemmeno ancora cosa vogliamo fare di quella zona? Rossetti, abbiamo fatto la variante al piano regolatore, abbiamo tutte le zonizzazioni, sappiamo cosa fare, come fare, abbiamo la fortuna di avere due archistar a disposizione. Va bene. Imprenditori a Iosa, persino io che sono un modesto assessore ho incontrato dei grandi imprenditori che sono pronti a investire in Porto Vecchio, nella città. Attenzione, perché poi noi, ecco, Rossetti, noi siamo sempre sul tema del Porto Vecchio, ma il territorio di Trieste è ampio, ha diverse aree di trasformazione di grande interesse, quindi abbiamo diversi luoghi di grande interesse dove gli imprenditori desiderano. Vabbè, guarda, lo dico a tutti e due. Sono l'ultima battuta, gli imprenditori non ho ancora sentito nessuna uscita, l'unica che ho sentito è del CEO di Generali, Philippe Donnet, sì, che ha detto chiaramente nell'occasione del 190° anniversario delle Generali: noi investiremo volentieri nel Porto Vecchio, ma non abbiamo ancora visto un documento, un business plan, un progetto. Beh, insomma, questo... E queste sono le parole sue, non le mie. Io invece rigetto questo perché... Vabbè, dai. Fermi che devo chiudere. Allora. Rappresentano la maggioranza e l'opposizione. Ricordiamoci di Bismarck. Dopo la caccia, in guerra e prima di una campagna elettorale, ognuno può dire quello che vuole. Ecco. Allora... Grazie a Gianfranco Carbone, Elena Danielis, l'assessore Lo Bianco e a Marco Rossetti. Buona serata a tutti. Cosulic, grazie a tutti. Subito dopo parleremo di una storia con Graziella Lovano, vi racconteremo di Luigi Rizzo, che ha molto a che fare con questo territorio. Tra poco. Allora, come anticipato in questa parte di Ring, invece vi raccontiamo una storia che appartiene appunto al passato, ma che è anche una storia di esempio, almeno mi sembra di capire, per le nuove generazioni, così com'è negli intenti di Graziella Lovano, che saluto e ringrazio per essere collegata dalla splendida Sicilia. Graziella, buonasera. Buonasera. Lei e i suoi telespettatori. Allora, Graziella, La Laguna Taceva, questo romanzo che racconta, lo dico agli amici triestini che ci seguono, molto anche di questo territorio, perché la laguna qual è intanto, possiamo dirlo? Certo, è quella veneta, il territorio in particolare tra Trieste e Venezia.
è parte dell'Istria, diciamo. Poi grado molto, no? Ed è la storia dell'ammiraglio Luigi Rizzo, nel quale lei fa, incontrando tra l'altro la figlia, adesso vedremo anche le immagini dell'ammiraglio Rizzo, ripercorre quella che è stata la storia d'amore, quella che è stata la storia professionale di vita da militare dell'ammiraglio Rizzo. Perché ha scelto di raccontare anche appunto questo territorio e la vita di Luigi Rizzo? E allora forse è stata una conseguenza, diciamo, perché ho avuto la possibilità di conoscere e di incontrare la contessa Guglielmina Rizzo, che parlandomi del padre, ma soprattutto dal punto di vista umano, quello intimo, familiare, mi ha dato l'input a parlare di questo nostro personaggio che ritengo i giovani di oggi forse o conoscono pochissimo, se non addirittura niente affatto, anche se dobbiamo dire che in quasi tutta l'Italia noi abbiamo delle vie intitolate a Luigi, esatto. Solo vie, ma anche istituti scolastici. Però guarda caso, come succede sempre, un po' il tempo fa da oblio, fa dimenticare alcuni uomini che hanno speso la loro vita in quello che è l'esercizio del proprio dovere, ma queste potrebbero sembrare anche frasi fatte, perché in effetti lui ha fatto questo. Diciamo che lui non è nato militare, lui in effetti era nato sì marinaio, perché proveniva da una famiglia di marinai milazzese e palermitani, anche di origine anche palermitana, se andiamo indietro di molto, diciamo, nel tempo, che si erano sempre tramandati questi uomini, questi familiari di Luigi Rizzo, si erano sempre tramandati il mestiere di marinaio, erano anche diventati armatori, per cui commerciavano con i paesi del Nord Europa, con quelli delle Americhe. E quindi era naturale per Luigi Rizzo frequentare l'istituto nautico, che iniziò prima a Palermo ma poi concluse a Messina. Quindi lui in pratica era nato marinaio, capitano, comandante di navi civili in effetti. E poi invece il fato, le vicende della guerra lo portarono ad entrare in un'altra realtà, in una terra che, guarda caso, anch'essa prospiciente il mare, come Milazzo, così Grado. Lui iniziò la sua attività militare allo scoppio della Prima Guerra Mondiale proprio a Grado. E ebbe la possibilità di incontrare quella che diventerà poi la compagna della sua vita, la mamola, perché nel territorio gradese le ragazze vengono chiamate appunto mamole, ecco. Che tra l'altro è un episodio, mi pare curioso, molto curioso, importante, che per la storia, diciamo, l'incontro, anche se a distanza, no? Perché lui è a bordo del MAS, adesso spiegheremo anche che cos'è, e si parla di un tricolore issato, quindi anche un coraggio di questa Giuseppina, è vero? Proprio sì, a Grado. Io ho notato proprio questo, che la figura femminile in questa mia opera non è messa da parte assolutamente, ma ha un ruolo di rilievo. Infatti l'opera inizia proprio con questo episodio, l'episodio della bandiera viene chiamato, nel quale alcune ragazzette, tra le quali Giuseppina Marinaz e sua sorella, e le sorelle poi De Grassi ed altre ancora, in fondo erano 5-6 in tutto, c'erano anche due studenti, issano ardimentosamente la bandiera sul campanile della chiesa per comunicare ai soldati italiani che Grado era libera, nel senso che non dobbiamo dimenticare che questo durante il primo conflitto, giusto, Graziella, che non abbiamo ancora detto, primo conflitto mondiale, sì.
Non dobbiamo dimenticare che quello era territorio austro-ungarico, però molti di quella gente nutriva questo sentimento italiano. Molti erano patriotti, infatti la famiglia Marina, il padre di Giuseppina, era un irredentista, aveva dovuto cambiare. Io infatti cito anche questi episodi perché ve ne sono diversi. Lui, come altre famiglie, per non subire ritorsioni da parte dell'impero, avevano dovuto cambiare il proprio cognome italiano in Marinaz, e quindi aspetti, prego prego, la vediamo, si è bloccata l'immagine ma la vediamo, la sentiamo, tra l'altro ecco la vedo di nuovo adesso, Graziella. Tra l'altro queste immagini che sto mostrando fanno riferimento a alcune incursioni, come le possiamo definire, perché quella piccola imbarcazione di cui era comandante, dico bene, Rizzo, ancora prima di diventare ammiraglio, era la sua specialità. E con quelle piccole imbarcazioni riesce per esempio ad affondare anche delle corazzate, almeno noi le riteniamo così, di certo nella differenza di immagine, di dimensione, come questa che è la Santo Stefano, che era una corazzata austriaca, e lo fa appunto con quella piccola imbarcazione, quindi era davvero nel suo un professionista straordinario. Prego Graziella Lovano. Io volevo porre l'accento soltanto su alcuni aspetti. Io ritengo Luigi Rizzo tra l'altro anche una persona di una modernità, di un'attualità unici. Perché? Perché infatti grazie al comando di queste piccole imbarcazioni, ma nuove, innovatrici per l'epoca, lui riesce appunto grazie a questa agilità, perché poi questi MAS venivano trasportati, avevano due motori. Io infatti tra le note mi soffermo sulla costruzione di questi MAS, certo non in questo momento, ne parleremo per sommi capi. Il MAS veniva trasportato con una nave, veniva trasportato in prossimità delle operazioni che dovevano svolgere, dopodiché, perché aveva due motori, uno a scoppio ed un elettrico. Quell'elettrico naturalmente era più silenzioso, e per cui nel momento in cui serviva nell'incursione, no? Serviva nel momento dell'incursione verso le corazzate, sì. Quella scoppio poi, nel momento in cui l'operazione era stata già avviata e conclusa, e allora serviva per allontanarsi dal luogo dove si trovavano. E fu proprio questo, infatti l'altra volta parlando con un militare della Marina, lui restava incantato, ci dicevamo reciprocamente questo. Queste piccole imbarcazioni che grazie anche all'intuito, alla perseveranza, perché non è che tutto nasce dal caso, Rizzo era una persona attenta, metodica, ma non era uno spregiudicato, nel senso che le sue azioni non venivano dettate da incoscienza, non metteva a rischio la sua vita, ma soprattutto quella dei militari a lui affidati. Non li buttava come se niente fosse, ma ponderava. Infatti lui effettuò diverse perlustrazioni nel porto di Trieste, che era un punto nodale per quanto riguardava la flotta austro-ungarica. Infatti lì si posizionavano alla fonda le navi, le corazzate nemiche. Certo. E lui compì diverse perlustrazioni, andò diverse volte notturne, oppure durante la notte si fermava anche a perlustrare il mare circostante in attesa dello spostamento di queste navi. E fu proprio questo, l'aver preso di sorpresa la flotta nemica, che lui riuscì ad affondare poi con l'agilità che naturalmente queste imbarcazioni, i MAS, avevano, riuscì ad affondare poi ad allontanarsi dal luogo. Non dobbiamo dimenticare che Luigi Rizzo fu
insignito di 2 medaglie d'oro al valor militare, 2 d'oro, 4 d'argento, nonché encomi, benemerenze varie dovute date dagli stati stranieri, dall'Inghilterra, dalla Francia, che riconobbero questi meriti. Però io vorrei sottolineare un aspetto importantissimo. Il coraggio di Luigi Rizzo, che noi conosciamo attraverso i libri di storia, attraverso queste prove militari, il coraggio già si ebbe modo di essere evidenziato quando, trovandosi ingaggiato dalla Compagnia Europea del Danubio in Romania, Sulina, che era alle foce del Danubio, appunto, lui salvò fuori servizio, lui non si trovava in servizio, però salvò un cargo tedesco che si trovava in grosse difficoltà durante una tempesta, per cui stava... Cioè per quello anche la riconoscenza di altre nazioni nei confronti dell'ammiraglio Rizzo. Sì. Senta, Graziana Lovano, un'altra cosa, qui la vedo con la figlia, giusto, che ha una documentazione lunga che le è servita nei vari racconti e soprattutto di quella che è la storia d'amore. Ci dice un passaggio sulla storia d'amore. Allora, intanto io devo ringraziare la contessa Mina perché mi ha dato la possibilità, come dicevo all'inizio, di entrare in questo mondo intimo e sentimentale. Lei mi ha saputo raccontare in maniera semplice, però diciamo coinvolgente, questa storia. Anche in questo caso ci sono stati degli episodi che io ho avuto la possibilità poi di riportare nella mia opera, nelle quali io ho potuto notare come Luigi Rizzo, sempre spontaneo, naturale, ha avuto modo di conoscere Giuseppina anche in una maniera particolare e molto strana. Durante una passeggiata la passeggiata a mare viene considerata ancora adesso a Grado, sì. Era la diga che diciamo costruita di fronte Grado, dove si trovavano a passeggiare il padre con le due figliole e Rizzo, allora tenente in perlustrazione, che cercava di salvaguardare, era lì proprio per Sì, conosce lì, vede, no? Vede sì, Giuseppina. Sì, no, ma volevo dire, si trovava, era lì a controllare che tutto funzionasse bene, che anche i gradesi fossero sempre in una posizione di sicurezza. Vedendo però queste tre persone che se ne andavano a passeggiare si insospettisce. In un luogo esposto si avvicina per bloccarli, per dire loro di allontanarsi da lì, che non era un posto così tranquillo. Vedeva che questi qua ridevano, scherzavano, insomma si capiva. Forse non coscienti del rischio, ecco. E infatti lui vorrebbe bloccarli, va lì e chiede un permesso, chiede come mai si trovassero là. E allora lui, il medico, il padre di Giuseppina, accenna, dice: guardi, ma mi è stato dato dal comandante il permesso, può sempre informarsi con lui. Al che Rizzo chiede un permesso scritto a quel punto. Ma qui non è più il padre a rispondere, perché con il suo naturale cipiglio, con il suo carattere ben delineato, perché ha anche Giuseppina una bella personalità, risponde al posto del padre dicendo: ma lei vuole mettere in dubbio le parole di mio padre? Che allontaniamoci, lasciamo che il tenente ha altre incombenze più importanti di queste da svolgere, e lo lasciano là come un allocco, lui e il suo marinaio con il quale stava svolgendo il servizio. Ecco, questo per dire il carattere, esatto. Anticipiamo niente perché altrimenti va bene. Graziella, io immagino che lei dalla splendida Sicilia voglia arrivare nella meravigliosa Grado anche per presentare poi in futuro questo libro che molto parla di queste zone. In una battuta siamo andati lunghissimi. Perché secondo lei è
un insegnamento anche ai giovani di oggi, la figura dell'ammiraglio Luigi Rizzo? Allora, io intanto verrò a parlare sempre Covid permettendo e restrizioni sì. permettendo, verrò a parlare proprio di questa figura, di questo nostro eroe nazionale, anzi possiamo dire internazionale, il 24 maggio a Grado, perché proprio sono stata invitata dal comune di Grado a presentarlo, quindi sarà per me un piacere e ci sarà anche un'associazione dei marinai d'Italia. Perché diciamo, un esempio per i giovani di oggi? Ma perché i giovani devono conoscere questi nostri personaggi, perché sono spesso dettati, hanno davanti modelli altamente negativi, invece devono riscoprire questi nostri personaggi che nella loro semplicità, con il senso del dovere, possono veramente costituire un modello per questi nostri giovani di oggi. Questo non c'è alcun dubbio. Grazie davvero, la aspettiamo allora in queste zone. Grazie a voi, senz'altro. Grazie davvero a Graziella Lovano, autrice, lo facciamo vedere ancora una volta, della Laguna Taceva, storia d'amore tra Luigi Rizzo e Giuseppina Marinaz, Armenio editore, con la prefazione di Giuseppina Paterniti. Grazie a Graziella Lovano, grazie, buonasera e ci saluti la splendida Sicilia. Senz'altro, buon lavoro. Grazie, buonasera a tutti per averci seguito, buonanotte da Ring. In collaborazione con Trieste Trasporti, muoversi bene.